Andrea Dorni, Pianeta Rider, su un'opinione sulle race e sulle sportate. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. E niente, abbiamo provate, allora cominciamo dalle sport, che sono quelle che poi verranno destinate a un maggior utilizzo stradale. Le ho provate su una R6N, quindi una moto diciamo non dalle super prestazioni, però devo dire che va molto bene, nel senso c'è un buon inserimento di curva molto veloce e il limite più grosso probabilmente è stata la moto, perché come andava giù un po' cominciavano a grattare le pedane. Le Endurance le ho provate su una Kawasaki 1000 ZX10 e su una Z1000. E ovviamente due moto anche qua completamente diverse, quindi sicuramente sulla 1000 Z1000 giovano di più che non sulla, secondo me, al mio parere, che non sulla sportiva, perché c'è già una buona ciclistica di suo, mentre su quella nuda le gomme insomma vanno a un po' a colmare quel gap di ciclistica che gli manca un po'. Secondo me tendono un po' a allargare leggermente in uscita di curva, però può essere una mia impressione, perché comunque ripeto, sono due moto che molto più grosse rispetto a un R6N e di conseguenza nello stretto un po', diciamo, meno agili per, diciamo, tra virgolette. Però vedo che comunque il grip c'è anche in accelerare in uscita di curva con la Z1000, perché con la ZX10 a moto inclinata è impensabile, la gomma comunque tiene bene, diciamo che sono due ottime gomme.